Se la papirologia e la storia ecclesiastica concordano nel contraddire le datazioni più comunemente accettate nella biblistica, è anche vero che molti studi e studiosi contemporanei, rompendo i paradigmi dominanti, spesso facendo percorsi di ricerca molto diversi, sono arrivati a convergere su dati praticamente identici, non solo tra loro, ma anche con quelli della papirologia, che spesso hanno preceduto o di cui non si sono serviti, e della tradizione patristica. Di questo andremo ad occuparci ora brevemente, mostrando come anche la critica, usando mezzi molto diversi, ha praticamente dimostrato che i Vangeli sono testi molto più antichi di quanto non si credesse o non si continui a credere in certi ambienti, e mostrando come ciò avviene essenzialmente per inerzia mentale, più che per dati di fatto.